guardarlo! Tirami via la vista! I miei occhi! La doccia è tutta tua, sorvegliante squiglio! Hai consumato tutta l'acqua calda, testa di rapa! Buongiorno, Patrick! Vai a fare la doccia! Se vuoi ti passo il sapone! No, grazie! È da tanto tempo che non mi faccio una doccia! L'acqua lava via tutta la mia essenza di Patrick! Secondo me, se uno non ha nessun odore, non esiste nemmeno! Le vongole! Tu invece esisti! Come? Non ho nessun odore! Ho lavato via la mia identità! Tranquillo, SpongeBob! Ti aiuterò io! Eccomi! Cos'è questa puzza tremenda? Quei fannulloni non svuotano mai la pattumiera! Salve, sorvegliante Squiddy! Cosa? Hai appena fatto la doccia, come fai a puzzare così tanto? Patrick mi sta aiutando a scoprire il mio vero odore. Come? Puzzo tanto. Puzziamo bene, ci piace puzzare insieme. Una settimana di puzza dopo. Forza ragazzi, dovete sudare se volete puzzare come si deve. Puzza check. Questo non mi convince, non sento nessun odore. Ciao ragazzi! No. No, povera Sandy, la tuta spaziale blocca qualsiasi odore. No, ti sbagli di grosso! Ho messo il riscaldamento al massimo, così adesso puzzo più di un maiale a un raduno di concimatori. Annusate un po'. E per entrare di più nella parte mi sono fatta la coda di puzzola. Sei fantastico. Grazie a quegli imbecilli la doccia del campo è tutta per me. Ehi, guardate, c'è qualcuno in doccia che si sta lavando. Me ne occupo io. Chi è colui che invece di puzzare insieme ai propri compagni tradisce la causa e si fa la doccia? Io ho il vago sentore di sapere chi sia la canaglia in questione! Squiggy. Perché non scende più l'acqua dalla doccia? Ho ancora tre tentacoli da lavare! Andiamo! Se non inizi a puzzare come noi, non vinceremo mai il premio di campo più puzzolente! Sono una persona troppo civile per abbassarmi al vostro fetido livello! Ma guarda che... Indietro, ammassi di tempo! Ecco, sei il traditore! Arrenditi, sorvegliante Squiddy! La puzza non ti darà scampo! Oh no! È armato di una saponetta! Ma non altro profumo! Per favore, ci vuole ben altro per fermarmi! Messo fuori gioco da un asciugamano! Unisciti a noi, sorvegliante Squiddy! Abbraccia la tua puzza interiore! Ciao, Squiddy, come va? Diventa tutt'uno con il fetore! Sventola la bandiera maleodorante! Andate via, massa di babbei nauseabondi! Carica! Uno, due!
siamo venuti per il bottino. Sì, il budino. Non fatemi del male, ci tengo a me. No, vogliamo solo i vostri distintivi. Grazie per la collaborazione, ecco le vostre ricevute. Ciao, ciao. Ho detto che non voglio pirati qui. Capitano Crab. Ai vostri posti, marinai sorveglianti. Voi, issate le vele. Hai sentito il capitano? Certo, ho gli ordini, madame. Arma i cannoni! Subito! Ma tu! Lascia perdere. È la marina di Ken Coral! Prepariamoci all'arrembaggio! Agli ordini! Sì, capitana! Questa battaglia passerà alla storia, ciurma! Fuoco! C'è poco da esultare, adesso vi prendiamo al lazzo! Yeah! Sorveglianti, all'attacco! Prontissimi! Dove sono? Eccoci, ci siamo! Scusateci, pensavo che dovessimo combattere qui! Tu non c'entri, è colpa mia! Restate lì che vi raggiungiamo! Addosso! Vi dichiaro colpevoli di aver commesso tutta una serie di rapine a mano armata in mare aperto. Ma quali rapine? Abbiamo soltanto preso in prestito i distintivi per pulirli. Abbiamo rinunciato al distintivo dei pirati per concentrarci su quello di pulizia dei distintivi. Pulizia dei distintivi? Dove avete preso questa idea strampalata? Dal manuale del campo, dietro la pagina che lei ha strappato. Non mi importa, non ho mai comprato quei distintivi io. Niente distintivo di pulizia dei distintivi e niente distintivo dei pirati, sono stato chiaro. Però c'è il distintivo per chi non fa l'ammutinamento. Ecco qui il tuo distintivo. Urrà! Ho finito di nuovo i distintivi, capitana Sandy Bandanera. Hai sentito quello che ha detto? Porta altri distintivi, capitan Stura Lavandini. Agli ordini, signora capitana. Forza, esci di lì, Bubble Bus. Sono venuta a riempirti di bernoccoli. Sono noi, le tue minacce sono perfettamente inutili. Non hai nessuna chance di battere i discepoli dello stile del fumetto. Piacente, ma per battermi non basta mettersi in posa. Vi consiglio di allenarvi in vista del prossimo. Ho trovato! Se mi alleno duramente per tutta la giornata, forse vincerò il distintivo. Ciao, SpongeBob! Ricorda che sarai l'ultimo! Difenderti tu puote con calciaccio di mulo! Nobby dice che per poterti difendere dall'avversario devi calciare come fa il mulo marino! Calciare come fa il mulo marino! Ricevuto! Oh,
essere tu, baby? Dacci, io nudo per combattrazzo. Mi spiace, SpongeBob, ma le scarpe non sono assolutamente ammesse quando si fa Narfo. Nobby dice che devi obbligatoriamente combattere senza. Goiato la legna? Nobby dice se riesci a spaccare la legna con gli scoiattoli non avrai nessun problema. Se spacco la legna, spacco lo scoiattolo. Ricevuto. Coraggio, SpongeBob! Che aspetti? Dacci dentro! Ti pentirai di avermelo chiesto! Andiamo! Andiamo! Almeno sono riuscito a staccare qualcosa! Giravoltazione nella fermezza di canula di pescaccio! Nobby dice che devi tenere perfettamente ferma la canna da pesca mentre cambi di posizione! Giravoltazione di fermaccio! 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 Ci riesco! Ci riesco! Sì! E un momento abboccato! Le mie chiappe! La mia faccia! Se vuoi, evitiamo di combattere. Basta che ti inginocchi, io ti do un colpetto e poi ti unisci alla pila degli sconfitti. Una volta che avrò vinto il distintivo, sarà tutto finito e Ken Coral riprenderà la vita di sempre. Spiacente di darti questa notizia, Sandy, ma quest'anno il distintivo non sarà tuo! Che dici? Da quando in qua sei diventato così... Cosa? Finalmente ho trovato un degno avversario! Quanto pare sei circondata! Vieni fuori, SpongeBob! Ho un colpo di karate grande come una casa con sopra il tuo nome! Vedo che ti sei allenato, ma c'è una mossa che non ho ancora usato e che nessuno al mondo conosce. Sta per colpirti la coda della super furia. No, io ho usato tutte le mosse che mi ha insegnato Nobby. Cosa faccio? Non dimenticare che il cervello è l'arma più potente che abbiamo. Ma certo, grazie amica mia. Il combattimento più bello della mia vita! Grazie, SpongeBob! Prego, avanti, prego! Sandy, prego! Buono! Grazie, signor Stella! È davvero squisito! Oh, prego, signorina! Oh, che sta succedendo al pancino? Chiedo scusa. Tocca a me ora. Bravo, papà! Col tuo chili esplosivo hai conquistato tutti quanti! È buono e favorisce la digestione! Siete pronti per una bella corsa coi sacchi? Un'altra corsa!
corsa coi sacchi! Possiamo fare invece una corsa coi motoscafi? La risposta è no! Coi motoscafi potreste farvi male e incolperebbero me! E io non ho nessuna intenzione di tornare in Gattabuia! Ah, ah, ah. Come? No, niente! Forza, ai vostri posti! Pronti e... Diamo alla corsa una ventata di novità! Wow! Fate come me, aprite la valvola e spiccate il volo! Non è così pericoloso come sembra. Ne approfitto per una pausa. Ma siamo impazziti! Che cosa state facendo voi due? Non vi pago una miseria per stare tutto il giorno in panciolle. Dove sono i bambini? Non ti agitare, Eugene. Sono in buone mani. C'è Sisol a curarli. E chi è Sisol? Sia lui il nuovo direttore di Camp Coral, a giudicare dall'entusiasmo che stanno mostrando i mocciosi. Che cosa? Sono io il direttore del campo estivo. Voglio vedere se qualcuno ha il coraggio di negarlo. Scusi, Mr. Crab, ecco. Giusto perché lei lo sappia, abbiamo fatto una votazione e il signor Stella è il nuovo direttore di Camp Coral. Sì! Si parte! Rischi di lasciarci le pelle là sopra. Sì, però è troppo bella. Voglio provarla. Anch'io. Andiamo. Cavolo, siete belli grossi voi due. Preparatevi al decollo. Non mi ero mai sentita così libera. Come direttore Sisol è davvero straordinario. Stiamo andando troppo veloci. Cosa ci fai fare di bello? Anch'io voglio saperlo. Cosa ci fai fare? Voglio che resti sempre con noi. Ehi, c'è la mamma! Ciao, tesorino. Andiamo, Sisol. Sai bene che è l'ora di fare il bagno a nonno Pat. Sì, sono sporchissimo. Mi ha trovato. Devo andare. Detesto fare il bagno a nonno Pat. Ciao, Patrick. Ciao, bambini. Ciao, papà. È contento adesso? Il campo estivo è tornato di nuovo suo. Signor Sisol, torni indietro! Non ci abbandoni! Un pezzo di testa! Meglio spostarlo da qui. Ehi, voi! Camminate che vi passa! Ah, il pranzo! Il mio momento preferito! Sta giù! Mister Crab! Stavo giocando ad arrampicarmi e mi si è staccata una gamba! Oh, per mille triglie! Oh!
Pat, adesso cammina che ti passi. Salve, Mr. Crab. Salve, Mr. Crab. Secondo me siamo andati avanti fin troppo tempo senza infermiera. Un'infermiera sarebbe troppo costosa. E poi comunque noi l'abbiamo già l'infermiera. La nostra signorina Secchiello. Sei soltanto ridicolo. Adesso chiedo all'agenzia di mandarcene una. Pronto? Sì, ci serve una vera infermiera qui a Camp Coral. Ah? Schmerzen, nuova infermiera. Tu sei infermeria? Tu sei pericolo per te stesso. Tuttavia, grazie a questo non ti farai la bua. Ricevuto. Fedi, con fune di sicurezza sei salvo. Meno male. Che emozione! Fermati! Ora ti preparo in vista di battaglia! Non riesco a muovermi, così non è divertente! Già, esatto! Niente divertimento, niente bua! Mi piacciono le bolle! Le faccio scoppiare tutte! Che bello! Se riuscissi a muovere le braccia potrei farle scoppiare anch'io! Wow! Tutti i giochi pericolosi sono proibiti. D'ora in poi sarai seduto a fare giochi di mente. No, almeno possiamo giocare a scacchi con le lamette. Tu ti metti sempre nei guai e il peggio è che trascini anche me. Perciò facciamo questo che è un gioco tranquillo. Ecco, tocca a te. Fatto. Sgacco. No! Non devi farti del male! Ma io non sento male. Sono fatto di spugna, mentre lei no. E visto che continua a farsi la bua, ho imbottito l'interno dell'infermeria. Visto? Qui dentro non ci si può far male. È divertente, provi anche lei. Nein! Oh, è divertente, già! Ce l'hai io! Mi serve un'infermiera! Mi faccio indovinare, è stata la sorprendente, inarrestabile e travolgente battuta di Sandy. Cammini, che ne passa! Noi ci stiamo divertendo! Coraggio, Squiddy, concentrati sull'essenza del freddo, i ghiacciai, la pioggia d'inverno, il gelato. Il gelato? Gelato alla menta! I cubetti di ghiaccio, l'Antartide... Non incoraggiarli tu! A proposito, perché non stai sudando? Non sto sudando perché la mia tuta è dotata di un climatizzatore incorporato, quindi sono fresca come una goccia di vino! Mi dispiace che non possiate provarlo! Oh, che meraviglia! Grazie, Sandy! Entra anche tu, Squiddy! C'è un bel freschetto qui! Ecco, è andato in tilt per colpa vostra! Che caldo! Sembra proprio di stare in un forno qui dentro!
Ragazzi, nel capanno di Mr. Crab c'è l'acqua condizionata! Ha un impianto ad acqua condizionata? Dobbiamo entrare assolutamente! Ci faccio entrare, Mr. Crab! Meritiamo anche noi un po' di refrigerio! Sei impazzito! Al direttore ci si rivolge con il dovuto rispetto! Usiamo le buone maniere! Apro la porta, per favore, abbia pietà di noi! Stiamo bruciando vivi! Patetico, e va bene, visto che si rifiuta, vorrà dire che entreremo di nascosto. Coraggio, andiamo a cercare un posto dove l'ombra sia gratis. Sbaglio, qualcuno ha detto gratis. Scusi, Mr. Crab, possiamo stare un pochino da lei così ci rinfreschiamo? Qui fuori c'è un caldo che è davvero insopportabile. No, non se ne parla nemmeno. Non voglio avere dei campeggiatori sudati che girano per il mio ufficio sudando a destra e a manca, tutti sudati. Oh, pagherei non so che cosa per sfuggire alla calura. Prego, accomodatevi. Un dollaro a testa, godetevi il fresco, piccoli campeggiatori. Paga, Squiggy. Salve, Mr. Crab. Gancia Gran. Bravo. Posso alzarlo? Certo, lascia, lo faccio io. Cosa? Approfittatene, sono un dollaro. Raffreddatevi finché l'offerta è calda. Come sono fortunato! Mr. Crab, perché lo ha fatto? Siamo stretti come acciughe adesso! Mip! Oh no, si è rotto! Ok, adesso io apro la porta e voi uscite in fila indiana! Niente panico, mi raccomando, permesso, permesso! È bloccata! Fatemi prendere dal panico! Per favore, calmatevi! È inutile agitarsi in questo modo! Cerchiamo di sdrammatizzare intonando tutti insieme una bella canzone, che ne dite? Siete pronti, amici? Oh, che cosa brilla, non si può bagnare! Il farò, e in un attimo ti fa sudare! Il farò, caldo, 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 io sto sudando vicino al falò! Basta! Così non fate che peggiorare le cose! Ipa! E uno e due! Guardate, è un calzino sul naso! Un, due, tre, laggio! Un calzino raggio! Io? È mio? È no, mio! È mio! Questo calzino è un vero monumento alla sporcizia! Disgustoso, ma bellissimo! Ti ringrazio! Io sono Maisie Lanes! Lieti di conoscerti! Sono Sandy e loro sono i miei amici, SpongeBob e Patrick! Salve, salve! Oh, il piacere è tutto mio! Ho visto che vi piace giocare a falsa lercia! Avete provato a riempirla di fango? Oh, un calzino lercio con dentro del fango? Ma così il fattore sporco aumenta di 10 volte! Sì! Il lerciume è la mia passione! Bombe di fango a raffica! Ah!
Mi piace il tuo modo di fare, Maisie. Oh, oh? Maisie, ehi, che fine avrà fatto? Maisie! 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 Torna da noi! Maisie! Maisie! Ah! Dove sei? Ehi là! Oddio! Uno di voi ha trovato per caso la mia quarta... calza? No, Squiddy, scusaci tanto. Stavamo giocando a calza lercia con la nostra nuova amica, si chiama Maisie Maze. Non è che per caso l'hai vista? No, non ho visto la vostra amica, ma purtroppo sto vedendo voi. Continuiamo a cercarla, magari conosce altri giochi con le calze. Ciao amici, è bello rivedervi. Ciao, io... Cosa mi devi chiedere? Ecco, il fatto è che c'è giunta voce della possibilità che tu possa essere uno spettro. Infatti lo sono. Però la pronuncia corretta è... spettro. Posso? Certamente. Che mi venga un colpo, è vero. Io adesso... Senti che pugno! Volete fare gli spettri insieme a me? Sì! Che meraviglia, Nami! Fuori di qui, vattene! Questi dolci sono commestibili, non sono per te! Che cosa? Torna immediatamente da me, razza di pasticcino impertinente! Ma che cosa fa? Oh, ma come state bene! Siete proprio bellissimi! E ora vogliamo come dei veri spettri, forza! Tenetevi tutti per mano! Uno, due, tre! Sono leggero come una piuma! Siamo fantastici! Buongiorno! Siamo fantastici! Attenzione, prego! Mettetevi in sala! Ci sono gli spettri!